convinto della bontà del nostro lavoro iniziato l'anno scorso. L'anno scorso, se ben ricordate, fu illustrato un progetto dal nostro grande team manager, il dottor Tosques, che poi aggiungerà qualcosa a quello che sto dicendo io. Un progetto fatto non solo di organizzazione, un progetto che mirava a ristabilire magari così la termolesità, un progetto che tendeva soprattutto a farvi avvicinare i tifosi, i termolesi alla squadra di calcio, un progetto che fondato soprattutto e anche sulla valorizzazione dei nostri giovani. Vi ripeto, sono contento perché, come dicevo qualche minuto fa in un'intervista televisiva, pochi si sono accorti che la panchina del Termoli è composta esclusivamente da giovani, dal 92 in poi. C'è un mix di anziani, se così vogliamo definire, e giovani. Abbiamo un buon gruppo, sono convinto che faremo bene, sono convinto che ci riporteranno laddove il Termoli merita. Voglio fare un applauso a tutti gli amici che collaborano con noi, perché il Termoli non è di Martino, non è di Siena nella maniera più assoluta. Il Termoli è di tutti e soprattutto è di questi grossi collaboratori che stanno con noi, che lavorano 24 ore 24 su 24 per la causa giallorossa. Io concludo ringraziando il nostro sindaco perché è un progetto iniziato con lui. Ogni qualvolta l'ho interpellato per darci una mano, per risolvere qualche problema che avevamo, non si è mai tirato indietro. È sempre stato disponibile, ha apprezzato il nostro lavoro, il vostro lavoro e continuerà per il bene di Termoli a sostenerci. Io mi auguro che tutto vada per il meglio, faccio un augurio alla squadra, a questi ragazzi che mi sembra, almeno da queste prime battute, hanno costituito un ottimo gruppo. Ringrazio i tecnici. E dico sempre forza Termoli. Ricordate, abbiamo fatto la presentazione l'anno passato, anche alla presenza di Zeman, e abbiamo chiuso, almeno chiuso, con la parte descrittiva del progetto, si ricorda, Termoli Calcio Futuro 2010-2015, un programma, un progetto di programma di 5 anni, e abbiamo chiuso dicendo dobbiamo in 5 anni arrivare alla Lega Pro. Il progetto resta invariato, quindi il nostro obiettivo è arrivare in 5 anni alla Lega Pro. Non abbiamo cambiato idea, ovviamente, riconosciamo che abbiamo tanto cammino da fare, cioè tanti sacrifici, però la società sana, il progetto si fondava su alcuni piloni fondamentali, uno era, come ha accennato anche già Andrea, il coinvolgimento della cittadina, un utilizzo diverso dello stadio, anche creare un codice etico calcistico da trasmettere a tutti i giovani nelle scuole e da ultimo, il quarto pilone però era quello fondamentale, quello più importante era la cultura dei giovani, cultura intesa proprio nel andare a coltivare tutti i giovanissimi, cioè giustamente Andrea rimarcava, lo rimarco anch'io, abbiamo una panchina veramente fatta di tanti giovani. Cammino non facile in una Termoli dove le scuole calcio si dividono, quindi il nostro sforzo è quello di unificare le forze con un obiettivo, cioè quello di dare sempre qualcosetti in più al Termoli laddove deve diventare il punto di riferimento non solo della regione ma di tante altre società sportive straniere, chiamiamole così, o di fuori regione, che vogliono chiederci di venire a giocare da noi. Questo deve essere il nostro fondamentale obiettivo. Coltivare i giovani non è una cosa semplice, ripeto, un po' per la rivalità, riconosciamola, che insiste soprattutto su Termoli, sul territorio, ma soprattutto perché dobbiamo fidelizzarli al Termoli, e non è una cosa sicuramente semplice. L'obiettivo, ripeto, resta comunque inalterato. E chiudo molto rapidamente, così lasciamo anche la parola, soprattutto l'aspetto tecnico che mi sembra fondamentale. Non sono juventino, sono di altra squadra, Inter, no? Però ho sempre ammirato la famiglia Agnelli, non fosse altro che ho lavorato in Fiat, no? Per il modo in cui ha condotto la gestione. Non è che vogliamo rifare la stessa cosa. Voi considerate che il termine di calcio futuro nasce, forse lo dicevo anche l'anno scorso,
da una chiacchierata un progetto che oggi hanno realizzato in Piemonte, perché il progetto in Piemonte si chiamava Piemonte Calcio Domani, noi l'abbiamo chiamato Termini Calcio Futuro, una cosa quasi analoga. Loro hanno fatto lo stadio nuovo, ci riusciremo anche noi. E la brillantezza di quella società era quella di individuare le risorse adeguate per ogni momento, per ogni stagione. Tra questi c'era anche il buon Boniperti. Vorrei chiudere con un'affermazione di Boniperti bellissima, almeno a me piace molto, e vorrei che, come è diventata per me una filosofia di vita, lo possa diventare anche per voi. Contrariamente a quello che diceva De Coubertin, l'importante è partecipare, no? Non è vincere ma partecipare. Boniperti diceva semplicemente questo: l'importante non è vincere, quindi vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Auguri. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, prima di tutto io devo ringraziare la società che dall'anno scorso ha creduto, sta arrivando il presidente, io vorrei fargli un grande applauso. Allora, vorrei veramente ringraziare la società che dall'anno scorso mi ha messo nelle condizioni di, in maniera veramente autonoma, di fare le scelte, la prima scelta quella dello staff tecnico, e sicuramente non posso che ringraziare il lavoro fatto e il lavoro che continua a fare lo staff che è stato scelto per cercare di riportare in alto questa squadra. Voglio innanzitutto ringraziare, perché non l'abbiamo fatto mai pubblicamente, tutti i giocatori componenti della Rosa dell'anno scorso, che hanno fatto un campionato a dir poco strepitoso. Voglio ringraziare la Rosa di quest'anno che effettivamente, nell'ambito di quello che è il progetto Termoli, è un mix fra giovani e meno giovani. Loro, come sono testimone, io sono un po' martello dentro i spogliatoi, perché cerco nella pignoleria, cerco di trasmettere loro qualche cosa in più che gli dia le giuste motivazioni per giocare in una piazza che sicuramente non è una piazza di eccellenza. Quindi cerco in ogni momento, in ogni mio intervento con loro, di fargli capire qual è la responsabilità per vestire i colori giallorossi e andare la domenica in campo con la tranquillità di aver fatto tutto il loro dovere per raggiungere un risultato migliore. Che dire, in questo momento siamo partiti bene, perché di solito le presentazioni si fanno prima dell'inizio del campionato. Quest'anno, per motivi organizzativi, l'abbiamo fatto, e adesso siamo alla terza giornata di campionato. Io penso che il gruppo sta lavorando molto bene, la responsabilità e il sacrificio lo vediamo ogni giorno, quotidianamente, e sono convinto che noi possiamo parlare, possiamo dire quello che vogliamo qui dietro quando si parla, ma chi ci fa parlare bene e ci fa avere lustro siete voi, che scendete ogni volta in campo dal martedì fino alla domenica. Quindi l'unica cosa che io mi auguro, e ci auguriamo tutti, che da qui alla fine del campionato nessuno ci possa mai rimproverare niente, sia sotto l'aspetto tecnico e sia sotto l'aspetto dell'impegno da parte della squadra. Vorrei rimarcare il grosso lavoro che stiamo facendo anche con i ragazzi, perché anche l'anno scorso, e vorrei fare veramente un grosso applauso all'allenatore della Juniors, che è riuscito a centrare di nuovo la vittoria del campionato e ad arrivare ai quarti di finale con il Misano, che l'anno scorso ha un progetto molto più importante di noi a livello giovanile, perché impiega risorse da quasi 250.000 euro soltanto per il settore giovanile. Quindi questo deve far apprezzare il grosso lavoro che è stato fatto e si continua a fare.
e quindi da qui in avanti possiamo solo dire Forza Termoli.